L'opera simbolo dell'illuminismo è senza dubbio l'enciclopedia o dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri, un progetto realizzato da Denis Diderot con la collaborazione del matematico e fisico Jean-Baptiste d'Alembert. Essa rappresenta il fatto culturale ed editoriale più importante del secolo. Non fu opera di un singolo, bensì il prodotto collettivo di due generazioni di intellettuali illuministi. Al progetto parteciparono infatti dal 1749 al 1772 circa 160 collaboratori, tra i quali figurano i maggiori esponenti della cultura illuminista francese. L'opera fu determinante per la diffusione delle nuove idee ed ebbe uno straordinario successo editoriale. Essa è composta da 17 volumi di testo che riportano ben 72.000 voci e 11 volumi di tavole incise con 2.500 illustrazioni. È un dizionario enciclopedico che si propone di affrontare e definire tutto lo scibile umano, rivedendolo criticamente alla luce dei nuovi principi illuministici. Non a caso, l'enciclopédie fu soprannominata macchina da guerra per indicare in modo chiaro l'obiettivo dei suoi redattori: eliminare definitivamente dalla storia e dalla vita tutte le superstizioni e i pregiudizi, interpretando il sapere con spirito critico e alla luce della ragione. La decisione di proporre gli argomenti trattati in ordine alfabetico era rivoluzionaria e inedita perché metteva sullo stesso piano tutte le discipline senza creare gerarchie tra di esse. Decisamente importante fu anche la rivalutazione del sapere tecnico e pratico. Agli articoli di argomento teologico, filosofico, scientifico e letterario furono affiancati infatti quelli relativi all'artigianato, alle tecniche agricole e alle macchine. Le autorità condannarono e censurarono l'enciclopedia. Nel 1752 una sentenza del Consiglio del Re impose il divieto di pubblicazione e nel 1759 fu messa all'indice dalla Chiesa Cattolica a causa delle affermazioni atee e materialiste in essa contenute. Ciò nonostante, l'opera conobbe un grande successo. Dopo una prima imponente edizione in 28 volumi, destinata ai ceti più abbienti, seguirono numerose ristampe in un formato più leggero e meno costoso, in forma di dispense. Queste garantirono un'ampia diffusione, costituendo per l'epoca un'assoluta novità in campo editoriale.